Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi vi spiegherò come fare questo effetto, come andare ad applicare appunto un video su un monitor col green screen. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Ora innanzitutto apriamo il nostro After Effects. Io ho fatto una nuova composizione e ho importato questo filmato che ho fatto nel mio studio molto alla veloce, e come potete notare io nello schermo del PC ho applicato un green screen con tre punti. Questo perché ci servirà appunto quando andremo a fare il 3D tracking, in modo che ci selezioni questi tre punti da seguire. Per farlo, molto semplicemente tramite Photoshop ho creato questa immagine, l'ho aperta, immagine a schermo intero, e ho registrato, quindi niente di che, una cosa che si può fare benissimo. Oppure nel caso prendete un cartoncino verde, l'importante è comunque segnarsi almeno tre punti, in modo che così il 3D riesce a tracciare i punti del vostro monitor. Quindi una volta appunto importato il nostro video, lo selezioniamo e su tracciatore, se non ce l'avete qui, andate in finestra e selezionate tracciatore e andiamo a fare traccia videocamera. Lui inizierà a fare tutti i suoi passaggi. L'unica cosa che andiamo a fare in avanzate, mettiamo analisi dettagliata e aspettiamo appunto che faccia tutti i suoi calcoli. Bene, una volta che ha finito, come vedete, ci ha preso tutti i nostri punti, e noi quelli che interessano comunque sono questi tre. E quello che dobbiamo andare a fare adesso, anzi, prima di tutto, la cosa importante è guardare l'errore medio che sia al di sotto di un pixel. Nel mio caso è 0,69, quindi è perfetto. Altrimenti se è superiore a un pixel rischia di non venire ben fluido il nostro video. Comunque, a noi interessano questi tre punti, quindi se ci andiamo in mezzo, come vedete, ci seleziona il piano, o altrimenti in alternativa li selezionate uno a uno tenendo schiacciato Shift 1, 2 e 3 e vi seleziona il piano. Una volta comunque selezionato il piano dei tre punti, fate il tasto destro del mouse e andiamo a fare crea tinta unita e videocamera. Lui praticamente adesso ci ha creato una tinta unita, come vedete, che segue perfettamente il nostro schermo. Ora selezioniamo la nostra tinta unita che siamo andati a creare, andiamo nei progetti che abbiamo importato. Io voglio importargli questo video, e per importarlo sulla nostra tinta unita teniamo premuto Alt sulla tastiera, lo prendiamo e quando compare questo più con questa riga, molliamo, e come vedete lui ci ha applicato al posto della tinta unita il nostro video. Ora quello che dobbiamo andare a fare appunto è aprire l'impostazione del nostro video. Andiamo in trasformazione e andiamo a aumentare la nostra scala in modo da adattarlo allo schermo del nostro computer. Andiamo ad abbassare, ci regoliamo sul punto di ancoraggio, non sulla posizione. Quindi andiamo a interagire sul punto di ancoraggio per muoverci in alto o a destra e a sinistra. E andiamo a sistemare il nostro video all'interno appunto dello schermo del computer. Nel caso si può anche andare a interagire sull'inclinatura del nostro video. Io infatti lo inclino leggermente, visto che comunque il monitor non è perfettamente parallelo. Dopodiché deseleziono un attimo il video, andiamo sul pannello degli effetti, scriviamo
Keylight, tipo di trasparenza Keylight 1.2, lo andiamo a applicare su il video appunto del principale, quello del computer. Andiamo qui su Screen Color, selezioniamo il contagocce, andiamo a selezionare il nostro verde, facciamo ok e come vedete si toglie il verde del nostro green screen praticamente. Andiamo a riattivare il nostro video e se noi adesso andiamo a vedere, il nostro video andrà perfettamente sincronizzato con appunto il video del computer. Vado solo a disattivare l'audio perché intanto non ci interessa. Come vedete, in questo modo segue perfettamente il percorso della videocamera. Se andiamo anche verso la fine, mentre appunto mi avvicino che zoomo, lui in automatico zooma anche l'immagine all'interno del computer. Ovviamente io ho importato un video, ma si può andare tranquillamente a inserire anche un'immagine o una scritta, qualsiasi cosa. E questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, appunto su come utilizzare il green screen in questo caso e il 3D tracking all'interno di un video. Quindi questo è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, commentate per qualsiasi cosa, se avete richieste particolari, se volete suggerirmi un tutorial da fare, insomma commentate per qualsiasi cosa, lasciate un like al video se vi è piaciuto, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!